Per finire, al momento sono riuscito a smontare il frontale per pulire la ruggine dal pannello metallico anteriore. Ho usato spugnetta, detersivo, un po' di aceto. Dentro ho tolto la polvere, ho aspirato. Ho pulito un po' il mobile, ho pulito anche il giradischi che in questo momento non si vede e adesso si tratta solo di rimontarla perché più di così non si riesce a pulire. Imho. E giusto per terminare uno dei tanti task che negli anni non ho mai fatto, ho rimesso in funzione questa lampada che ho trovato più di 20 anni fa, non mi ricordo dove, forse un mercatino delle pulci, e ho messo la batteria e funziona. E guardate cosa succede quando spengo la luce. Fantastico. Una lampada di segnalazione per questa miniera. Questa sarà una miniera, metterò un cartello e qui c'è la piccozza e lascerò tutto così. La miniera. C'è una specie di fotodiodo qui, questo buchino, vedete, c'è il fotodiodo e poi c'è l'interruttore di accensione che si accende con una graffetta, con una clip, e poi questo indica se vuoi che la lampada rimanga fissa oppure lampeggi. Io l'ho lasciata a lampeggio ed è molto bello perché quando manca la luce, tipo gli faccio ombra con la mano, vedete? Così sì. Siamo in quella fase in cui aggiusti una cosa se ne rompe un'altra, allora la aggiusti e se ne rompe un'altra ancora e così via all'infinito, perché queste radio sono antiche e appena le tocchi si sfasciano. Ora qua non si è sfasciato nulla, però praticamente il coperchio adesso, inspiegabilmente, perché la radio è stata, il mobile è stato rimontato esattamente com'era, inspiegabilmente adesso non si chiude e sbatte qui, sbatte qua di lato in questo modo. Quindi sono costretto a cercare in qualsiasi modo di spostare questi buchi del cazzo e non so come farò, perché sono lì, sono immobili e non c'è verso di spostare questa cazzo di coperchio di merda, non c'è verso. Quindi ora lo rimuovo e vediamo che cazzo posso fare. E mi sono reso conto di una cosa, che qua c'è una quarta vite che mancava in tutti e due, in corrispondenza di queste tacche qui e qui, e c'è questa specie di, dove cazzo è qua, c'è questa specie di, vedete, come una linguetta mobile, chissà se magari è regolabile in qualche modo per permettere alla cerniera di muoversi e di entrare un po' all'interno o rimanere all'esterno, chi lo sa. Adesso faccio la prova perché qua c'è una filettatura all'interno. E vaffanculo, sta messa a fuoco però. C'è una filettatura qui dentro. Quindi adesso vedo se riesco a trovare delle vitine che ci entrano e provo a fare questa regolazione. Perché questo è molto schiacciato. Dove cazzo è? Questo è molto schiacciato, mentre questo invece è più allargato. E quindi essendo più allargato spinge in fuori e gira il coperchio di qua e sbatte qua. Pepe. Ma che cazzo stai facendo, direte voi? Beh, trasformo queste in beltà.
Adesso è facile, basta rimontare nel mobile la radio. Invece no, perché poi ti serve questo. E ti serve questo. E ti serve questo. E questi. E poi ti serve cercare le cose qui perché mancano. Poi ti servono queste. Poi ti servono questi. Poi ti serve. Ti serve lui, ti serve questo, poi ti servono questi, e poi ti serve bestemmiare. Che poi voglio dire, gli veniva male a sti coglioni fare una forma quadrata in modo che fosse impilabile. No, hanno dovuto fare per forza la forma del cazzo in culo, che non lo puoi mettere in piedi perché casca, e allora non sta e occupa un sacco di spazio inutilmente. Ma vaffanculo, va! Dopo innumerevoli. Innumerevoli bestemmie, perché? Perché oggi non è giornata e va tutto storto. Ho dovuto ricablare i fili che andranno al giradischi perché erano ovviamente troppo corti. Poi ho dovuto ovviamente cambiare il cavo alimentazione perché era troppo rigido. Poi ovviamente mi si è risaldato questo mentre montavo la radio. Poi ovviamente 10.000 altre cagate. È il momento di rimontarla. Adesso questi li puliamo con la pulitrice ad ultrasuoni della Vevor che avete visto in un mio precedente video. Quindi mettiamo il nostro liquido di pulizia autocostruito con lo sgrassatore, che ovviamente come vedete non è abbastanza perché è così, perché sapete voi benissimo chi ce l'ha con noi e perché. Ma noi ce lo faremo bastare lo stesso. E quindi mettiamo le manopole, e dopodiché accendiamo e programmiamo. Occhiali, ovviamente, perché non vedo un cazzo. Temperatura 10 minuti. Ok, on temperatura e on. Chissà se dà interferenze su questa camera, chi lo sa. Nel frattempo niente, devo rimontare le manopole, devo rimontare la pulsantiera qui e per il resto degli adattamenti estetici io lascio la palla ad Alessandro, che è il proprietario della radio e sicuramente è più bravo di me, potrà fare delle rifiniture migliori. Io ho rimesso più o meno in squadra questo coperchio che ora si chiude senza grattare. Ho sistemato le impiallacciature che si staccavano. Qui manca una impiallacciatura, ma non c'era, già non c'era, e quindi andrebbe risistemata. Poi dovrò riattaccare le griglie. Questo è un altoparlante di prova, il suo è già all'interno. Questo va avvitato qui. Questi vanno collegati al giradischi. E poi sostanzialmente va montata la griglia sotto, c'è un foro sotto per l'aerazione e il pannello di chiusura e abbiamo finalmente finito questa radio dopo mesi e mesi. Vedete qua ci sono dei difetti nell'impiallacciatura perché qualcuno in passato ha montato delle viti troppo lunghe sotto, ma sono cose che volendo con un po' di pazienza si possono sistemare. Certo che vista così è bella, eh? Ma vediamo insieme il risultato, l'esito del lavaggio. Guardiamolo insieme. Guarda qua, sarà bollente? No. Ma come vedete, wow, sono venuti. Questo forse ancora un po' ce lo potremmo lasciare. Sapete che vi dico? Che io gli faccio fare un altro giro, un altro giro gli faccio fare. Così si stacca tutto per bene, quindi lo devo riaccendere. Tempesatusa e vai! Il Cinebasto Vevor funziona a meraviglia, da un bel po' ormai. Io sono felice. Perché in questo momento ho 17,6 gradi e fuori ce ne sono 15. E quindi con la T, grazie alla T, io tiro anche di là, T di qua e T di qua.
perfettamente puliti. Ma notate qualcosa? Notate qualcosa? Ho idocrop. Ci viene in aiuto la scatoletta delle vecchie manopole, con scritto manopole, dentro cui c'erano i cosiddetti grani. C'erano dei grani come questo, e quindi ne ho adattato uno avvitandolo di forza e quindi creando una nuova filettatura per esso. E quindi abbiamo di nuovo il grano, GR-ano. Io l'ho detto che oggi non è giornata, chissà che cazzo deve succedere ancora con sta cazzi di radio. E infatti, come volevasi dimostrare, per montare queste fottute manopole bisogna prima estrarre tutto quanto, perché sennò non hai spazio per avvitare queste oidocro di viti. E non solo, queste molle di merda che tengono il vetro in posizione ovviamente si sono staccate, perché una è una cagata e l'altra è vomitata. Quindi devo cercare una molla per sostituire questa che è troppo molle. Una molla molle. Le mie bestemmie sono volate lassù al Signore. Lassù. Sono volate lassù. Sono volate lassù. Le mie bestemmie. Perché nel momento in cui, con la delicatezza più bestiale, usando dei fogli di carta da culo per sostenere il telaio della radio e spingerlo dentro con dei rotolini di carta da culo in modo da non premere forte, ho poggiato delicatamente il telaio della radio e ho sentito un crick. Ora questo vetro bastardo era già crepato e la crepa si è allungata qui e quindi si è crepato il fottuto di vetro della radio. Però non c'è un cazzo che possa fare, veramente. Ci sono stato attento, non c'è verso. Era già crepato, era già stato riparato probabilmente, perché dentro c'era una patch. Io l'ho fissato con dell'attack nella parte posteriore, con sopra un po' di carta, in modo da tenere questo pezzo. Si sente che è crepato. Ora io, la cosa che mi piacerebbe fare di tutte queste di radio col vetro del è fare una copia, fare sempre una copia del di vetro e riprodurlo su plexiglass in modo che non si rompa più. Ora questo non è facile sicuramente imbroccare i colori giusti. Però chissà che una tipografia come si deve riesca a fare questo tipo di lavoro. Però vaffanculo. Io adesso la accendo e vedo se va a fuoco. E se va a fuoco sono contento. Onde medie senza antenna non prenderò un cazzo. Però me ne sbatto. Comunque il volume voluma. E logicamente onde medie non prende un cazzo, ma va bene così, perché adesso collegherò l'antenna. Ovviamente cosa ho dovuto fare nuovamente, poiché accendo la radio e non funziona il giradischi? Perché quando ho saldato questo filo si è staccato quest'altro filino bastardo. Perché capite? Tocchi una cosa e se ne rompe un'altra. Ovviamente copyright, quindi vaffanculo. Thank you.
A fanculo. Nessuno che parla oggi, niente. Ci vuole un'antenna esterna che non ho, ma adesso il problema è questo, che non posso risolvere, perché la puntina fonografica purtroppo non reagisce e temo che sia rotta lei. Adesso vedo cosa posso fare, se ne trovo una. Dovrei avere un braccetto di radischi da qualche parte. Adesso vedo. Ho questo agghiacciante disco che uso per fare le prove. È un disco di Mister Fronte, l'uomo Fronte, canta questa roba. E ho verificato alla puntina qua il segnale si sente, cioè come sentite, se tocco con un cacciavite io ho segnale molto forte qui, ma è la testina che proprio non va, si sente pianissimo. Ma purtroppo è la testina il problema. E vediamo se ne trovo al volo una. Ecco la testina incriminata che purtroppo è chiusa con dei rivetti, ma in una scatola di troiate che mi sono ostinato a conservare ho trovato i rottami di un giradischi con dentro una testina identica, praticamente identica, che se non mi sbaglio è... Boh, non c'è scritto. Comunque ora scippo questa e la montiamo là. Questo giradischi era evidentemente leso, ma ora guardiamo insieme se abbiamo ottenuto un risultato. Oddio, si è sentita per un attimo. Dai! È l'orrore. C'è qualcosa che... Vaffanculo. C'è un falso contatto, non so perché, forse è nel connettore della testina. O è il volume, non so. Non posso farvelo sentire, ma adesso io questa roba la metto al contrario. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Allora, vediamo con l'altra puntina. Fanculo, vaffanculo. Puttana di Eva. Trattala con carino che tu mi perdona. Questa la tua amore spiendevi. Notevole. Fantastico. Vaffanculo, vaffanculo. Vaffanculo. È fantastico, io sono contento. Sono contento, sono veramente contento. Sono contento di ciò. Onde FM non si sente più un cazzo, perché? Sparita la radio. Radio completamente scomparsa. Cosa stracazzo è successo adesso? Vaffanculo! Dell'anno, Romis, il Vai a premio fare in culo! internazionale del fumetto. Disco esclusivo di Rai Radio 2. Ah! Con lì della Pasqua. Vai a fare in culo! Con lì della Pasqua, vai a fare in culo! A 2,99 euro. Gustati una Pasqua speciale. Me la gusto subito. Ufficiale della Pasqua. Wow!
Nero Giardini, calzature e accessori. Bene, io dichiaro sistemata questa radio, la autocertifico sistemata secondo le norme ISO 9001 e basta, non ci metto più le mani perché se tocco qualcosa sicuramente ne sfascio un'altra. Funziona, rimane così, peccato per il vetro, bestemmie all'assù, ma non c'è niente da fare. Io purtroppo ho fatto del mio meglio. È fantastica, sì, fatto Barbara per me, tu non hai mai ed eccola qua nel suo splendore, talmente esagerati che si capisce che sintonizzata su Radio 2, spegniamo le luci. Scritto un libro bellissimo che si intitola Tremate Tremate, le streghe sono tornate, la gioia. Dove, insomma, fa a pioggia, sì, un'analisi, la gioia delle valvole accese, certo, e dove nomina anche la scala parlante con le sue ombre, andiamo bene avanti su opt.it entro il 2 aprile da inviare a sulla optsiracusa.it o consegnare presso gli uffici OPT Siracusa. Sì, guarda, vado a consegnare subito. Comunque ieri ho fatto una cosa ed è una cosa che mi dà una grande soddisfazione. Io non capisco questo rumore. To find this radio station and make sure it stays running. I'm not gonna act like it's mine, like I own it or anything. Ho fatto questo che mi dà molta soddisfazione. Ho rimesso in funzione il trasmettitore in onde medie che ho provato e bruciato in un mio precedente video. E ora succede questa cosa, ora vi spiego una cosa del mondo radio, del radiantismo, termine che odio, ma vabbè. Questo trasmettitore l'ho provato connesso a un'antenna calcolata appositamente che sta sul tetto, con un filare con un cavo di 30 metri sul tetto, e si è bruciato, e prima di bruciarsi non prendeva un cazzo di niente, non prendeva, questo trasmettitore AM non funzionava bene, non trasmetteva, non usciva, non ricevevo nulla al piano di sopra, non ricevevo un cazzo. Ora un attimo che vado a staccare la musica prima che il copyright. Succede questo, che ho provato un'antenna fatta come si deve e non solo non ha funzionato ma si è bruciato. Ieri cosa ho fatto? Ho detto ma vaffanculo, accendiamolo, vediamo come cazzo va. L'ho collegato a un player MP3 con dentro le radio di Fallout 76 che adoro. E cosa ho fatto come antenna? Ho preso queste alligator clip, le ho attaccate a cazzo allo scaffale. Praticamente sto usando questo scaffale come antenna. Il risultato qual è? Il risultato è che funziona perfettamente. Ricevo la radio a piena potenza al piano di sopra e perfino in cucina a due piani sopra, eppure sulla strada, eppure a 200 metri di distanza attraverso i palazzi, trasmettendo dall'interno di una cazzo di caverna utilizzando uno scaffale come antenna. Vaffanculo al mondo radio, vaffanculo ai calcoli, vaffanculo le antenne, vaffanculo le misure precise. Prendo un pezzo di filo, lo attacco a uno scaffale e trasmetto, ma vaffanculo! E adesso voi mi direte, asbesto, ma perché la radio è ancora qua? Ecco perché. C'è questo insostenibile rumore di alternata. E io mi domando perché, dato che quando la radio era lì smontata non faceva alcun rumore di alternata. Cosa cazzo è successo? Cosa cazzo è successo nel frattempo?
cosa stracazzo è successo. Ho appena visto scintille sparare all'interno di questa valvola, la quale è accesa, ma il ronzio è sempre lì, anche se non si sente, lo percepisco qua sull'altoparlante. Si sente. E quindi non capisco, 6AQ5 che spara. Una 6AQ5 che spara. Perché? E come spesso accade, con molta pazienza, abbiamo provato un po' di tutto. Abbiamo misurato il ripple qui, abbiamo misurato il ripple qua. Ho cambiato anche uno dei condensatori di filtro, non fidandomi. Ho cambiato anche il radiatore al selenio con un 1N4007. Il radiatore al selenio, che è questo qui, che però funziona, l'ho rimesso e ora vi spiego. Mi sono fatto aiutare da Vash come al solito e ho fatto un po' di prove. Poi adesso lui non aveva tempo, quindi io mi sono detto ok, adesso mi metto con lo schema e mi guardo tutte le connessioni. Ho guardato le connessioni, sono tutte a posto, e poi ho deciso di guardare i condensatori che erano qua dentro, che avevo sostituito io, e quelli originali adesso non so più dove sono finiti. Vabbè, sono da qualche parte, non sono questi. Sì, sono questi. Fatto sta, e infatti questo è da 3,3. Insomma, ho cambiato dei condensatori. Ho cambiato questo da 10 nanofarad. Ho cambiato questo da 10 nanofarad. E invece erano da 1 nanofarad e da 3,3 accrocchiato con 1,2,2. Fatto sta che, avendo fatto questa cosa, il rumore di fondo è completamente sparito. Io adesso accendo la radio. Che meraviglia! E come sentite, la radio è accesa. Io ho abbassato il volume a zero e, se vi ricordate, prima si sentiva un forte ronzio di 50 Hz. Ma è accesa e non c'è più il ronzio. Tutto dovuto a questi due condensatori, che è un po' strano, perché allora, guardando lo schema, io ho un ripple strano triangolare qua, ma a quanto pare non influisce su questo condensatore. Quello dopo è l'alimentazione un po' di tutto. Io ho cambiato questo condensatore, che accoppia la griglia della valvola di uscita audio all'anodica, all'anodo di quest'altra valvola, quindi l'uscita di questa pilota la griglia. Questo era da 3,3 nanofarad, l'ho messo da 10 nanofarad. Poi questo è il potenziometro del volume, che è connesso alla griglia di questa qua tramite un 10.000 picofarad, 10 nanofarad, ed invece era un 1 nanofarad. Questo era il problema, perché il rumore non c'è più, è completamente sparito. E quindi bene, io ho sempre il trasmettitore che sta trasmettendo le musiche di Fallout 76, le musiche delle stazioni radio di Fallout, e come vedete, è veramente super silenziosa adesso. Adesso la giro, la riprovo un attimo, devo fissare questi penduli qua. Ma adesso posso veramente dire di aver finito, perché mi sono spaccato il cazzo. E nessun rumore di fondo, signori.
pistol down, babe, lay that pistol down.